Parliamo con un altro grande protagonista di questa sera, Luca Villa, insomma una vittoria importantissima in cui insomma i tre punti valgono oro. Sì, importante perché comunque abbiamo giocato bene sia il primo tempo che il secondo, poi comunque arrivavamo da una buonissima prestazione a Pontedera dove siamo riusciti a trovare il pareggio nel finale, ma dove assolutamente non meritavamo di perdere. E oggi era importante comunque uscire con almeno un punto dal campo, siamo riusciti a farne tre, quindi ancora meglio. Una vittoria insomma arrivata con quali qualità? Mi è sembrato la velocità, soprattutto tu e Mattia sulla corsia di sinistra avete dato un grande contributo. Sì, siamo stati bravi all'ingresso in campo nel secondo tempo a trovare subito il gol. Solito è diciamo il nostro punto debole nei 90 minuti, perché nel primo quarto d'ora del secondo tempo facciamo un attimo fatica. Invece siamo entrati, dopo un minuto abbiamo subito trovato il 2-1, poi ci siamo difesi bene, abbiamo avuto altre occasioni, quindi penso sia una vittoria meritata. Cos'è cambiato insomma dai primi due mesi a quest'ultimo mese dove avete fatto cose straordinarie? Non saprei cosa dire, perché comunque i giocatori sono sempre gli stessi, la voglia di affrontare le partite, di far bene è la stessa. Chiaro, siamo in un ottimo momento di forma e quindi dobbiamo andare avanti così e affrontare partita dopo partita al massimo. Parlando appunto del futuro, già quello a brevissimo, domenica prossima un'altra sfida con una concorrente diretta, e poi come la vedi a partire domenica e come vedi le altre insomma prima di Natale? È importante fare i punti anche settimana prossima, perché comunque è uno scontro diretto, il Gozzano è lì che ha i nostri stessi punti, quindi è importante far bene anche se siamo in trasferta. E poi dal 21 inizia il girone di ritorno col Como e poi ci sarà la pausa di Natale, però affrontiamo partita dopo partita nel migliore dei modi.